bambini e benvenuti in questo nuovo video. Questa sarà una lezione di scienze. Parleremo del calore. Buona visione! Il concetto di calore è molto semplice da comprendere. Calore, infatti, implica un passaggio di energia da un corpo più caldo ad un corpo più freddo. Facciamo un esempio per capire meglio. Immaginiamo di mettere sul fuoco una pentola di acqua fredda. La fiamma, bambini, riscalda l'acqua all'interno della pentola, facendo muovere velocemente le molecole al suo interno. Quindi, bambini, si verifica un trasferimento di energia, un passaggio dalla fiamma all'acqua presente all'interno della pentola, che diventerà naturalmente calda. Ecco un esempio di calore. Ma come si produce il calore? La principale fonte di calore è rappresentata dal Sole, che naturalmente riscalda il nostro pianeta e permette ad ogni essere vivente di vivere. Ma ci sono, bambini, altri modi per ottenere il calore. Un esempio può essere la combustione, cioè quando accendiamo il fuoco. Un altro esempio è rappresentato dall'attrito, ovvero quando due corpi vengono strofinati l'uno contro l'altro. Provate a strofinare le vostre mani, sicuramente otterrete calore. Un altro modo per ottenere calore è attraverso l'energia elettrica. In questo caso basta pensare al tostapane, al forno oppure ad altri dispositivi che trasformano l'energia elettrica in calore. Ma come si fa a misurare il calore? Cioè, in che modo misuriamo la quantità di calore presente in un corpo? Per farlo, bambini, dobbiamo misurare la sua temperatura e per misurare la temperatura abbiamo necessariamente bisogno di un termometro. La temperatura si esprime in gradi centigradi o Celsius. Ma come si trasmette il calore? Attraverso tre modi: per conduzione, per convenzione, per irraggiamento. Per conduzione, bambini, quando due corpi, uno caldo ed uno freddo, entrano in contatto tra loro. Un esempio può essere una tazza calda e le nostre mani fredde. Il calore presente nel corpo caldo, nella tazza, verrà trasferito nelle nostre mani, che si riscalderanno. È bene sottolineare, bambini, che la trasmissione per conduzione avviene quando due corpi solidi entrano in contatto. Ma invece, che cos'è la convenzione? È una trasmissione di calore che avviene all'interno dei liquidi e dei gas. Un esempio, bambini, può essere rappresentato dalla pentola sul fuoco. La fiamma riscalda prima l'acqua presente verso il basso, che sarà più leggera e salirà su. L'acqua fredda, al contrario, sarà più pesante e scenderà giù e a sua volta si riscalderà grazie alla fiamma. Questo movimento consente a tutta l'acqua di riscaldarsi. E adesso, bambini, analizziamo l'ultima trasmissione di calore, ossia l'irraggiamento. L'irraggiamento avviene senza la necessità che due corpi stiano a contatto tra loro, ma avviene attraverso raggi e radiazioni. Un esempio può essere il calore che dal Sole arriva sino alla Terra. Dovete sapere, bambini, che il calore non si trasmette sempre allo stesso modo all'interno dei materiali. Ci sono infatti materiali buoni conduttori di calore e materiali cattivi conduttori di calore. I materiali buoni conduttori di calore si riscaldano e si raffreddano molto facilmente. Un esempio possono essere i metalli. Invece, i materiali cattivi conduttori di calore si riscaldano e si raffreddano molto lentamente. Un esempio può essere la lana. Bene, bambini, questo video termina qui. Spero vi sarà utile. Ciao, a presto!